Prepariamo insieme le sfoglie croccanti di albumi e mandorle. Per prima cosa versiamo gli albumi in una ciotola capiente. Iniziamo a montarli con le fruste elettriche. Appena schiumano, aggiungiamo lo zucchero semolato e continuiamo a montare con le fruste fin quando otteniamo un composto denso e sodo. Abbiamo ottenuto una sorta di meringa densa e lucida, incorporiamo la scorza grattugiata di un limone. Incorporiamo ora la farina di mandorle e mescoliamo con una spatola con movimenti dal basso verso l'alto per far incorporare bene la farina, ma stando attenti a non smontare il composto di albumi. Uniamo anche la farina di riso. E le mandorle intere non pelate. Prendiamo uno stampo da plum cake foderato con della carta da forno e versiamo l'impasto all'interno. Livelliamo bene il composto con una spatola e lo facciamo cuocere in forno a 180 gradi in forno statico per circa 40 minuti. Abbiamo sfornato il composto, adesso lo estraiamo delicatamente dallo stampo. Eliminiamo la carta da forno. E lo tagliamo a fettine sottili. Cerchiamo di fare quanto più possibile sottili le fette, tenendo uno spessore di circa 2-3 mm. Queste fette poi andranno fatte tostare in forno, ovviamente più sottili saranno, meno tempo cuoceranno, più invece saranno spesse, più avranno bisogno di minuti di cottura per risultare croccanti. Ok, abbiamo tagliato tutte le fette, adesso le disponiamo su una teglia ricoperta di carta forno. Ok, adesso facciamo tostare le fette nella parte alta del forno a circa 200 gradi in forno statico, per circa 5-6 minuti. È importante controllarle, quindi tenerle d'occhio per evitare che si brucino. Appena diventano dorate, le giriamo e le facciamo tostare anche dall'altro lato. Abbiamo fatto tostare le sfoglie per qualche minuto sotto il grill del forno, adesso le giriamo anche dall'altro lato, stando attenti a non scottarci. E le facciamo tostare ancora per qualche minuto. Abbiamo fatto tostare le sfogliette anche dall'altro lato, sono belle croccanti e belle dorate sia da una parte che dall'altra. Le facciamo raffreddare e sono pronte.